dopo essere stato a Pescara Show 2019, aver visto quella mega vasca, mi è venuta l'idea di farne una barra 2 nel mio giardino. Bene ragazzi, un saluto a tutti i pescatori. Dopo essere stato a Pescara Show 2019 e aver visto quella mega vasca, mi è venuta l'idea di farne una barra 2 nel mio giardino, dei mini pond, un mini pond da 300 litri e se funziona una vasca da 9.000. Adesso andiamo a cercarle al mercatino dell'usato, se riusciamo a trovare qualche baza. Bene, siamo al mercatino dell'usato, ragazzi. Adesso andiamo a trovare se riusciamo a trovare un contenitore di plastica per fare il mio mini pod in giardino. Bene, trovati. Saranno 250-300 litri. Adesso devo stare attento che non siano bucati. Per 13 euro ci stanno tutti. Adesso lo vado a comprare. Come ho detto, ragazzi, sono andato a prenderlo. Minchia, che sole, oh, per essere marzo. Allora, un pod lo metto qui. Vedete? 300 litri. E inizierò con questo. E invece più avanti, se questo funziona, perché devo provare. Qua ho già messo le basi. Vedete i paletti con il filo, diventerà boh, 9.000 litri, se più o meno un 3x3x1, 9.000 litri. Adesso vediamo che combiniamo. Adesso devo trovare qualcuno che venga a scavare per mettere giù questa cosa qua e poi vediamo che succede. Allora, la prima cosa da fare, ragazzi, è posizionare la vasca, poi metterci la farina buona. Aia, si è arrabbiata. Allora metto la farina, non il gesso, perché abbiamo i cani. Se vengono a sniffare il gesso stanno male con la farina. Così avrò esattamente la forma del buco che devo fare, non devo scavare di più. E piano piano sta prendendo forma. Adesso, ragazzi, mi devo fermare perché c'ho un po' di mal di schiena. Ciao cane. Ciao, ciao. Ragazzi, il lavoro procede. Questa è la prima puntata. Mi raccomando, lasciate un like, campanellina. Un saluto da full time. Ragazzi, siamo alla seconda puntata. Ho già messo il fondo di sabbia. Vedete? Questa qua, una bella brachi, facciamo pubblicità. Mettete la vostra vasca dentro. Ovviamente dovete prendere la livella e controllare che sia tutto in asse, che se no l'acqua trasborda. Ecco qua, ci siamo. Ovviamente, ragazzi, da una parte in orizzontale e dall'altra parte per evitare che l'acqua. C'è un cane. C'è un cane. Evitare che l'acqua fuoriesca. Ci siamo? Ci siamo. Bene, ora ragazzi, rimpinziamo i bordi con la sabbia, vi faccio vedere per rendere tutto stabile il nostro mini pod. Adesso lo mettiamo attorno, che vada giù. Tutti i buchi. Allora adesso bisogna far passare l'acqua. Sì, va, l'acqua che serve per compattare.
Buongiorno, oggi stiamo andando avanti, questa è la prima bozza di come dovrebbe venire. Adesso stiamo a vedere se alla moglie può andare bene, perché abbiamo il capo che è lei che decide. Per me è una gran figata, con due piante, due pesci, una fontanella che esce, è bellissimo. Però stiamo a vedere. Ragazzi, l'ornamento attorno non so, però so come staranno allestito all'interno. Queste sono le piante che metterò, adesso le andrò a cercare, i pesci se li ho già, l'acqua pure. Adesso andiamo a cercare le piante e via così. Siamo venuti a vedere le nostre piante acquatiche. Là c'è la mia macchinina, però mi hanno detto che fino a metà aprile la vedo dura per prendere il tutto per il mio acquario. Però qui ci sono dei gran pezzi, adesso non si vedono molto bene, però sono dei pezzi da paura, ragazzi, da paura. Guarda che belle queste carpe koi, sono bellissime. Con dei pezzi da paura, magari abbiamo un laghetto come si da me. Pezzi da paura, proprio. Chissà se vengono, se lancio qualcosa. Non so se vi siete, un po'. La prossima volta, ragazzi, porto un po' di pane. Guarda che belle. Dei gran pezzi proprio. Qui è una vannotta, però sono bellissimi. Devo trovare un pezzo di pane adesso. Oggi, ragazzi, partiamo e riempiamo la mia vasca. Bene, vasca completamente riempita. Adesso vediamo se c'è qualche perdita in un paio di giorni. Vediamo se è tutto in ordine. E poi si parte con piante e il contorno, che alla moglie non è piaciuto, devo fare un altro. E andiamo a cercare piante per il mio laghetto. Qua ce n'è veramente tante, stiamo a vedere che succede. Bene, siamo qua a fare la spesa, ragazzi, e l'abbiamo fatta. Ecco le mie piantuzze, ossigenanti, drenanti, tutto quanto, e andiamo a piantarle nel nostro laghetto. Seguitemi. Allora, anche per le piante siamo in dirittura d'arrivo. Gli ha messo le palustri. Lì sotto si vede la ninfea e dall'altra parte l'ossigenante. Adesso l'acqua è un po' torbida perché si deve assestare tutto quanto, ma comunque sta prendendo forma. Devo ancora decidere il contorno. Le ultime piante, quelle galleggianti, per formare il ciclo. Adesso andiamo a piazzarle, poi vediamo che succede. Poi in seguito piazzeremo anche i pesci. Tiriamo giù. Tanti tipi di piantuzze. Che chiudiamo il ciclo. Vediamo. Via che basta, togliti. Perché abbiamo messo tutte. E adesso a breve mettiamo i pesciolini, vero? Ciao ragazzi. Andiamo a vedere la produzione di pesci rossi. Andiamo, andiamo. Allora, oggi andiamo a vedere carassi dorati, carpe koi, pesci strani. I pesci più strani di Bologna li ha lui i pesci strani. Pesci strani, gestore strano a pesci strani, normale, tutto regolare, tutto regolare. Sono curioso, sono curioso. Vediamo, vediamo. Ragazzi, qui la vita è una lotta. Vedi, sono queste vasche qui, vediamo la profondità. Sì, non è una cavola, giusto per la riproduzione. E ora andiamo a vedere i super pesci. Figo come posto. Sarebbe la mia pensione fare una cosa così. Vedo che mi piacerebbe anche. Oh, vengo qua, vengo qua. Allora, Montagne, montagne, pesci. Ma guarda che belli. Te lo volevo dire, sennò fa rucciare. Secondo te.
Questa è la mia robina, Questa c'è del rasborato. Ah, l'ho trovata, e questo è quell'altro tipo di coraggio, meno più pulito. Questo invece è quello che prenderai tu, quello serio, là c'è lo rosso brutto. Che belle. Questi ti sono bronzati. Sono bronzati dei subunchi. I subunchi sono questi qua, se l'hai pratico. Sì, conosco. Questo qua è l'unico difetto che fa un moto schiarto, ma però insomma. Che belli. Beh, sono bellini. No, vengono fuori bene. Devi solo selezionare, c'è quello che mi chiede. Io dico: guarda, quello lì rosa, quello lì sì, è bellissimo. Coglioni infernali. Dipende dai, c'è quello che vuole, quello che non vuole, l'altro, tu ti dividi. Tutta mano fa quest'uomo. Sì, guarda, che ha delle manine. Anche in lavatrice. Lavatrice. Che bei pesci. Sì. Guarda, ti ringrazio. Belli gamberi, Belli questi qua. Beh, anche questi sono buoni. Adesso butto un po' d'acqua. Sì, ah, tiro via l'acqua. Aspetta che... Dove la butto? Va. Questi conviene lasciare lì a secco. Questi lo pensi qua ieri. No, scusa. Sto e mando al piatto. Che bella robina. Vado, provo. Questo è il gambero killer. Bellissimo, della Louisiana. Bellissimo. Oh, ma le rasbore le voglio anch'io. Lui sì. È tra un anno e mezzo te le danno. Ah, sì. Queste qua le ho recuperate ieri, ma passano dalla rete. Sì, c'è un gran pesce rosso anche. Perché l'aremo, perché io l'ho buttato qua, perché un sputato da un cormorano ed è un risultato di un subunchio. Loro pure che mi faccia geneticamente della roba, loro te lo dai poi basta. Sì. Le rosette sono, le vorrei subito, guarda, rosette. Io voglio tutti i pesci che strabassi, sono dei siluri, ti ho detto, per importare. Siluri, guarda, con i rumeni ce ne può. Guarda ma cosa fa, Andiamo pianino. Allora, questo qua è doppio. Se mettevamo i gamberi dentro un sacco, tremavo. Perché si può sfondare. Ah, si mettono l'ossigeno? L'ossigeno è quello, aria. Ossigeno o aria questa? L'ossigeno. E lo porta là, adesso è fresco, non hai problemi. Io tra le forze non l'aria. Perché queste qua l'ho prese ieri, ma passano dalla rete, allora te l'ho tenuto in viva, veloce. Ma fanno via in caldo le rasbore sono strane. Le rasbore sono strane. Poi adesso lavori bene, ma questo regge, tra un po' vedrà. Diciamo da maggio in poi. Che poi lì devi fare poi riproduzione. No, dopo li metto tutti tre insieme, dai. Tutti manca l'ultimo. Abbiamo il sistema. No, là sì. Anche con la carriola li metto dentro, poi li cargo un po' dappertutto, poi adesso devi andare in giro a branchi, ma mi giro. Abbiamo un unico accesso. Va là che nuotano, va là. Dai, no, fa un altro. Dai, grandissimo di colore. Bellissimi sti pesci. Comunque adesso verso ottobre, torno qui, lo prendo un altro po' che vi mangio un bel po' prima dell'inverno, così riesco a fare. Veramente è un posto da favola. Mica che bel posto. È un gran bel posto questo. Guarda quanti pesci che ci sono. 2000 pesci, un saluto al full time. Adesso vado poi a metterlo dentro nel mio laghetto privato. Bellissimo. Un po' di sole, bella giornata. Siamo ad Altedo. Mi raccomando ragazzi, like e campanellina. E ora si va verso il nostro laghetto di casa. Un saluto da Full Timer Pesca e i suoi nuovi pesci. Cazzo. Ciao da Full Timer Pesca. Oggi inseriamo i pesci che sono dei ferri da paura appena presi. Poi vedete nel prossimo video che lascio il link qui sopra. Venite a vedere. Ormai le piante sono partite. Vi faccio vedere un cane, niente.
lavarsi sempre le mani, così i pesci non soffrono. Guardate questo, che colore. E via, è un andato. Ah, c'è un peccato tenere qua perché non si vedono tanto. Questo, guarda qua. È bellissimo. Poi abbiamo questo. Che colore. Sono bellissimi, eh. Qui abbiamo il mio preferito, adesso non so se riesco a toccarlo. Non è questo. Sì, è questo qua. Mister Rosato. Questo è bellissimo, questo tutto rosa, guarda qua che spettacolo. Io non ho mai visto una cosa del genere. Si vedono le rische, tutto rosa. Poi abbiamo, via cane, un altro mezzo rosa, mezzo no, e un altro bel pesciozzo con tutti i gran colori. Oh, oh. Poi un altro, così, bello bianco e nero, sì, è bellissimo. Il danno, va bene lo stesso, li lasciamo lì un po' a acclimatare e via. Un saluto, no, l'ultima cosa vi faccio vedere, che però dovrò imbastire un altro video, perché sono oggetti particolari, venite a vedere, sì, sono tanti oggetti. Questi sono soggetti pericolosi. Gambero della Louisiana, paura ragazzi, paura. E farò un laghetto tutto a parte per loro, perché distruggono tutto. Saluto da Fulgamia Pesca. Ed è finito. Ho installato il bagagliuzzo qua. Energia solare. Funziona veramente bene. I pesci sono là. Le piantine stanno un po' soffrendo perché è tornato freddo, eh. Porca paletta. Però devo dire la verità, è venuto veramente un gran bel lavoro. Adesso sperimentiamo per 3-4 mesi e poi, se va tutto bene, abbiamo il permesso, ci spariamo dall'altra parte una vasca da 9000 litri. Ora è tempo di tornare a pesca. Mi raccomando ragazzi, campanellina, like, un saluto da Fulltimer Pesca.